Ciao. Come molti di voi mi hanno richiesto, oggi volevo spiegarvi come ho realizzato il letto rialzato per farci stare dentro la bicicletta qua dentro. Siccome ho avuto molte richieste di come ho fatto, ho deciso di fare questo breve video dove vi spiego. Oggi come aiutante abbiamo anche la Eli, che sta puntando il cavalletto. Ho deciso di liberare il cane qua nella neve, così non mi mangiano il cavalletto. Andate! Per farvi comprendere meglio, installo il letto originale. Allora, questo è il letto originale, come è stato concepito dalla fabbrica. L'altezza, come dicevo, è molto limitata. Qui abbiamo un 67 cm di altezza. Con l'altezza che ci rimane, calcolando sempre circa 10 cm di materasso, abbiamo 77 cm meno 10. Sono 67 cm di spazio dalla testa al mobile, che sono veramente tanti, diciamo. Quindi alzare di una decina di centimetri, 15, non è che ci cambierà molto. Adesso andiamo a vedere come. Come di consuetudine, una birretta della Reckendorfer Weizenbock. Un po' molesta perché fa 7,2 gradi, però il bello di queste birre è che sono molto artigianali e genuine. Puoi berne tante e non ti spaccano la testa. Tornando a noi, io la rete che vi sto per far vedere l'ho acquistata su Amazon. Le misure della mia rete sono 1,30 m x 1,85 m. I piedini li ho presi da 30 cm perché ho calcolato che li avrei potuti segare e adattarli alla misura giusta che mi interessava. E io l'ho pagata 69,99 euro. Parte di doga e poi abbiamo la seconda parte di doga che ho segato. Allora, dopo che l'ho tagliata, per rimetterla insieme che abbia una solidità, perché sennò qui è un punto che facilmente col peso, soprattutto di due persone, si spezza, io ho preso questi staffaggi della Hilti, si chiamano MQ41, e questi avrebbero un bordo che io l'ho tagliato con la molla a disco per rendere più facile l'inserimento. Abbiamo questo bordo qua, che è quello centrale, e poi abbiamo gli altri con gli intagli per le doghe che ho fatto io. La famosa staffa che avevo acquistato la vado a inserire a incastro qua dentro, magari anche aiutandomi con un cacciavite per passare quei rivetti, che i rivetti che vedete è un progetto precedente che non ha avuto molto successo. Ok, una volta che l'ho installata qua, questa, quando c'è inserito l'altro, non la pieghi neanche se vuoi. Secondo step, in due sarebbe molto più semplice, ma anche in uno. E tac, adesso andiamo a combaciare. Questa è l'unica parte senza bulloni. Come dicevo, questa è l'unica parte senza bulloni. La parte centrale non ha bulloni, la parte posteriore e quella anteriore invece ha i bulloni e anche gli scansi per le doghe, perché appunto questa va infilata da sotto in su così. Ovviamente ci sono le doghe, questa deve arrivare a liscio e quindi deve essere inserita in questo modo. Anche in questo caso ho rimosso tutto il bordino. Rimuovendo il bordino ci passa alla perfezione. Allora andiamo a inserire questa staffa. Questa staffa che vedete qua è frutto di un test con delle staffe che avevo trovato al Brico, che però non avevano abbastanza forza, e quando ti trovavi a sedere queste staffe si piegavano perché non erano abbastanza stiffe, solide. Andiamo ad inserire i quattro bulloni da 13, da M8. 1. Per fare questi fori vi consiglio di mettere la staffa, prendere dei morsetti e tenerla ben premuta di modo che sia tutto perfettamente dritto, e poi con un avvitatore praticare i quattro fori, così siete sicuri che quando sarà fissato il tutto la rete sarà perfetta.
E se magari qualcuno si stava chiedendo sul perché ho dovuto tagliare la staffa, è per il semplice motivo che una rete quasi perfetta, anche se la inclini, non riesce a farla entrare, perché il ducato qua è un po' più stretto, non viene fuori dritto, e quindi non riesci, perché ci sono i mobili bassi, tocchi un po' dappertutto. Allora è per questo che ho dovuto tagliarla e fare questa modifica. Stessa cosa per la parte posteriore, stessa staffa, sempre tagliata per le doghe. Attenzione a non graffiare il furgone. E con lo stesso procedimento di prima andiamo ad inserire i bulloni. Dopo aver fissato il tutto, la solidità con questo tipo di staffe è parecchia e, come potete vedere, non si piegano, a differenza delle staffe che avevo acquistato prima dal Brico, che flettevano. Invece queste, col mio modico peso di 75 kg, non le piego. Per far appunto capire la solidità di questa modifica, vi faccio vedere che sedendomi questa non si muove. Come avete visto, con questa semplice modifica abbiamo aumentato 14 cm l'altezza del pianale. Abbiamo guadagnato la possibilità di stivare una bici senza ruota e in più abbiamo guadagnato uno spazio qua. Io ci metto tipo il telo davanti invernale, lo schiaccio qua dentro. I piedini li avevo presi da 30 cm e li ho tagliati fino a 13 cm. Calcolando i 10 cm di materasso, 50 cm di spazio dalla testa al mobile. 50 cm è molto difficile che vai a picchiare la testa. Per chi mi segue da poco, questa è la mia bici e adesso vediamo come stoccarla. Ed ecco il risultato finale. Come potete vedere, con questa modifica la bici, senza togliere la ruota dietro, ci sta alla perfezione. Rimane ancora dello spazio per stoccare delle cose, come il mio casino che c'ho lì, grazie anche alla mia aiutante Eli, che ha provato a mangiarmi il treppiedi tutto il giorno. E la faccio vedere anche dall'interno, che appunto ci sta perfettamente. Lo spazio per la testa, come vi dicevo, non è cambiato di molto, perché era già tanto prima, e quindi si riesce veramente a stare comodi come prima. Test bici elettrica sulla neve, descasco. Quindi ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Spero che questo video possa essere stato di ispirazione a qualcuno di voi per risolvere questo tipo di problema che ho riscontrato io. Vi aspetto qui in Trentino quando avrete il vostro nuovo van o con il vostro van attuale, e se volete mettetemi un mi piace, che mi fa aumentare l'algoritmo, da quello che ho capito, di YouTube, e quindi mi fa diventare un po' più in vista. Ciao, grazie a tutti.